Mi chiamo Zach Bagans. Non credevo ai fantasmi finché non ho avuto un incontro ravvicinato. Così è cominciata la mia ricerca per catturare su video ciò che avevo visto. C'è qualcuno? Siamo una piccola squadra di investigatori dell'occulto. Con me ci sono i miei amici cameraman Nick Groff e Aaron Goodwin. Noi tre sceglieremo alcuni luoghi dove sono stati segnalati fenomeni paranormali. Trascorreremo all'interno di questi luoghi tutta la notte, dal tramonto all'alba. Se questa è la porta dell'inferno, perché non vieni su a prenderci? Ore dure. Qualcuno mi ha graffiato! Estreme. Fermi, cazzo! Fermi! Non correte! Queste sono le nostre avventure. No! In quanti guardano questo programma? Cacciatori di fantasmi. Anche se io preferisco chiamarli cacciatori di cazzate. Ma prima che guardiate questo video, voglio farvi capire la logica di questo programma. Hai sentito? Zach, credo di essermi cacato su... Shh, era chiaramente un fantasma. Sì. Qualsiasi rumore loro sentano è un fantasma. Ragazzi, per forza ci sono questi rumori. Andate nei castelli antichi di decenni. È normale che scricchioli qualche cosa, no? Ma sono fantasmi, ma è palese. Bene, inizio a guardare il programma e già rimango allibito. Ehi, aspettate un momento. Ho sentito qualcosa che mi ha colpito. Boom. Davvero? No. Ma che cazzo? Come fate a fare un programma se vi prendete per il culo da soli? Uno dei testimoni ha raccontato che sembrava che qualcuno stesse tagliando a pezzi un cadavere. Ma che cazzo c'è da ridere? Questo è l'istante in cui Nick è riuscito a registrare una voce misteriosa. Sei morto a causa di una malattia? Subito dopo ne ha registrata un'altra. Sei stato picchiato da una guardia. No! Se io dico andiamo via, non ho detto il pisello piccolo, ho detto andiamo via. Poco dopo ne abbiamo registrata un'altra. Potete farcela. Va bene, convinti voi, ok. Adesso ragazzi fatelo per me. Guardate questa scena 200 volte finché non vedete qualcosa, perché io ve lo giuro, l'ho vista 200 volte e non ho visto niente. A questo punto, la nostra videocamera riprese una strana nebbiolina che aleggiava in corridoio, a pochi passi da dove ci trovavamo noi. Se osservate attentamente, riuscite a vedere che si muove e si allontana. A nostro parere, potrebbe trattarsi di un evento paranormale. Dove? Dove? Non è vero! Ma la cosa bella è che sembrano ritardati, ma tanto. Sto facendo queste riprese con la videocamera. Ora mi farò un panino con del pane. Cioè, ma che vuol dire? Ma... La videocamera piazzata in cucina ha registrato il suono di qualcosa che friggeva in pentola. Mio nonno che piscia. Quando friggo le patatine non fanno rumore di piscio, raga. Fa freddo. È vero, qua dentro fa di nuovo freddo. È qui. Fa freddo, siete in un cazzo di castello, nelle cantine, con la magliettina, ci avete freddo, è normale. Non ho parole. Te lo giuro, mi fa molto male, sento il polpaccio in fiamme. Porca puttana, vuoi dargli un'occhiata? Alza il pantalone. Ok, aspetta. Sei tutto graffiato! Voglio riprenderti con la videocamera. Porca troia, guarda! Sono segni di artigli. Una bellissima giornata! Oh mio Dio, questo non c'era prima! Ora, è più probabile che io abbia semplicemente stoppato la Canon e mi sia disegnato un pene in testa? O che questo balcone è infestato dai fantasmi che disegnano pene in testa? Siamo tornati ad Ion per comunicare all'esperta di eventi paranormali del castello tutte le cose che avevamo scoperto. Un cazzo di niente, perché siamo una massa di handicappati. Ragazzi, io mi fermo qui perché mi sto incazzando, veramente, basta. Accidenti! Cosa? Porca puttana!